Finalmente è giunto il periodo natalizio, dove si è tutti più buoni, le strade si illuminano, l'attesa dei regali è sempre crescente, più passano i giorni. Si passa la notte insonne ad aspettare, il ciccione barbuto mangia biscotti e bevi latte a tradimento. Ma è anche periodo di video natalizi, video dove gli youtuber fanno, gli auguri al popolo, spettatore che li guarda. Quindi, perché non accodarmi come ho fatto l'anno scorso col mio video di Natale? A partire da quest'anno voglio fare un qualcosa di diverso, perché se ricordate l'anno scorso ho detto che per fare un video un po' diverso dal solito avrei fatto ogni anno tre recensioni in una, ovvero avrei preso un anime, un manga, un videogioco e l'avrei recensiti nello stesso video. Ovviamente questa cosa non la farò mai più, perché oltre a prendermi un casino di tempo, un tempo personale per quanto riguarda scrivere il video, registrarlo e montarlo, quindi una cosa abbastanza pesante, è anche una rottura di coglioni per voi che vi dovete sorbire 30 minuti di un imbecille che parla con un cappello di Babbo Natale. Quindi da quest'anno voglio fare qualcosa di più semplice, ovvero un vlog, il secondo da quando ho aperto il canale. Vlog che soprattutto questo qua è natalizio, voglio che sia il più amichevole possibile, il più colloquiale possibile. Come se voi foste qui davanti in carne ed ossa e io vi parlo di cosa voglio fare col canale, di dire due o tre cose e poi farvi gli auguri. Quindi, come potete già vedere che in una frase mi sono fermato 8 volte, non ho preparato niente, voglio proprio una cosa così. Parlo, mi sono fatto una scaletta e parlo, via, come se non ci fosse un domani. Ovviamente, non so, come ho già detto, non solo vi voglio fare gli auguri, ma parlerò anche di altre cose. In questo vlog, voglio parlare di un problema che sta affliggendo YouTube, in vorrei dire da sempre, ma in queste ultime settimane si è fatto abbastanza forte. Non è il problema dei commenti di Google Plus, bensì, dei cambiamenti per quanto riguarda la violazione del copyright e dei contenuti delle terze parti nei video. Sarà una spiegazione più ignorante possibile e soprattutto molto semplice, perché appunto, come sono io il primo ignorante per quanto riguarda questa cosa, quindi non ve lo sto di certo a spiegare io. Vi rimando a qualche youtuber, anche con un certo nome, che ne ha parlato, quindi se siete interessati ad approfondire l'argomento, andate a cercare loro. Cosa ha YouTube? YouTube ha una specie di computer, un server, un cervellone, come cazzo volete chiamarlo, che automaticamente seleziona random dei video, li scannerizza, scannerizza l'audio, un po' come fa Shazam, e se riconosce una determinata cosa, la associa a una terza parte e segnala il video come violazione del copyright, quindi con tutte le conseguenze che ne vengono, blocco del video, eccetera, eccetera. In questo periodo sta mietendo parecchie vittime, tra le quali ovviamente il sottoscritto, è anche un motivo per cui ve ne parlo. Infatti, circa metà novembre, ho scoperto che la top 5 anime manga 2012 mi è stata segnalata per violazione di copyright, quindi video bloccato, eccetera, eccetera. Più precisamente è stata segnalata la opening di The War God Only Knows, perché come sapete io le top le faccio
numero, video di presentazione per aprire e poi recensione. Quindi mi è stato segnalato, il mio video mi è stato bloccato e tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi, dopo aver letto la solita pappardella di YouTube sul non violare il copyright e su come violarlo porta a stupro, carcere, tortura e morte, clonazione e di nuovo morte, nonché essere resuscitati, essere riclonati circa altre 10 volte. Torturare tutte le copie, compresi se stessi, e poi di nuovo ammazzati. Alla fine ho scoperto che ho avuto un calo della reputazione di YouTube perché ho sgarrato, diciamo. E una delle conseguenze di questa cosa è il fatto che io non posso caricare video più di 15 minuti. Con video lunghi più di 15 minuti. Questo l'ho scoperto per puro caso, perché infatti durante il caricamento, alla fine di un caricamento di un video, perché non me ne sono stato con le mani in mano dall'ultimo video, cioè il dossier sulla violenza, anime, manga e videogiochi, ho fatto il video dedicato a Luca Comics come l'anno scorso. Però appunto mi è stato bloccato, ed è tuttora bloccato, perché supera i 15 minuti. Ora non so quando si sbloccherà, spero a breve, ma è molto confuso. Cioè, YouTube stessa è molto confusionaria sul fatto di come ristabilire la reputazione del canale, su come togliere questo blocco. Se sono confusionari loro, figuratevi io. Quindi, appunto, io ho caricato un video, quindi non è che sono stato a non fare niente. E ovviamente spero, come ho già detto, nel più breve tempo possibile, anche perché chi cazzo guarderà un video dedicato a Luca Comics magari a maggio o a giugno dell'anno prossimo? Cazzo gliene frega, perché poi dopo qualche mese c'è quello nuovo. Sta anche colpendo questa cosa qua. E anche quello che ha creato scalpore in questo periodo. Sta colpendo quelli che sono i walkthrough, mi sembra che si pronunci così. I let's play, diciamo le soluzioni video ai videogiochi, ovvero, come sapete, persone che registrano tutto il gioco, tutte le missioni, in modo così da aiutare chi è bloccato. Il motivo per cui vengono bloccati questi video è perché contengono dei filmati di gioco. Infatti, questo cervellone, che appunto tanto cervellone non è. Riconosce magari una musica durante un boss, ho sentito anche parlare, o appunto durante un filmato, e segnala il video come violazione del copyright, dicendo che il contenuto è di terze parti di Pinco Pallino, che cazzo ne so. E appunto sta creando parecchi problemi, perché su internet si trovano praticamente oramai di qualsiasi gioco. Quindi non solo oramai ora segnalano i trailer, ma segnalano anche queste cose, creando problemi a destra manca, in America soprattutto, che ci vivono con queste cose, ma anche qui in Italia. Non vi sto a spiegare le conseguenze con la partnership, no, anche qua vi rimando a YouTuber che ve lo sapranno spiegare molto meglio di me. Detto questo, appunto, voglio portare un cambiamento un po' ai miei video, perché come sapete, chi guarda i miei video sa che uso molto spesso trailer, opening, ma anche canzoni, perché ovviamente un picciu che parla così per 3 ore e mezza dà fastidio, quindi magari qualche intermezzo, qualche taglio è sempre buono farlo, però cercherò di gestirla in un altro modo, a partire dalla top 5 anime manga, top 10 videogiochi 2013, che registrerò metà gennaio, fine gennaio, massimo inizio febbraio. Perché appunto già ho sgarrato una volta, mi ci manca, cioè non ho, perché proprio non ne ho voglia delle conseguenze, non tanto perché oddio mi viene la polizia dalla porta ad arrestarmi, cioè no, perché non voglio le conseguenze che possono ricadere sul canale stesso. Sono delle rotture di coglioni che preferisco evitare. Parlando di top dell'anno prossimo,
molto probabilmente saranno divise in parti per tutti questi motivi, perché avendo un blocco non posso caricare video più di 15 minuti. Quindi non so in quante parti, però più o meno in modo da poter caricare senza troppi problemi. Infine, come ultimo punto, volevo annunciare un nuovo progetto. Infine, come ultimo punto, volevo annunciarvi l'idea di un nuovo progetto, che poi progetto non è, lo chiamo io così, però è una nuova serie di video che è già da un po' che voglio fare, circa da inizio giugno. Però solo recentemente, non so come dire, posso iniziare a fare un qualcosa. Non vi dico che cos'è nello specifico, dirò solo che appunto sarà una serie di video. Non vi aspettate chissà quella grande cosa, ma appunto non vi dico niente, non tanto per creare l'hype, per dire minchia chissà cosa farà mai, c'è gente che si davanti allo schermo, nell'attesa magari di qualcosa. Semplicemente perché devo aggiustare due o tre cosine ancora, poi appena, diciamo, ho il via libera, inizierò questo nuovo progetto, che come già detto progetto non è, no, quindi non so quando, non so come, non so il perché, ma comunque ho intenzione di farlo. Detto questo, chiudo il vlog natalizio. Non mi resta che farvi i classici auguri che si sentono dire in giro, buon Natale, buon anno, mangiate tanto, divertitevi, però voglio aggiungere qualcosa di mio, di nerd, di otaku, quindi mangiate tanto, quello sicuro, ma soprattutto leggete un casino di manga da consumarvi, tanto da consumarvi i polpastrelli. Guardate tutti gli anime che vi vengono in mente, leggete un titolo di un anime, guardatelo, anche se non sapete che cos'è, voi lo dovete guardare. Giocate talmente tanto da farvi cadere i bulbi oculari per terra oppure fino a che non vi implodono gli occhi. Insomma, passate delle buone vacanze, nerd, otaku, dipende dalle vostre tendenze. Quindi, ancora auguri dal sottoscritto, da Seibar. E dal berello di Natale, un po' sminchiatello qua, però comunque.